Ruspe e Nazioni a Lanciano per il rifacimento di strade e marciapiedi. Finalmente spariranno buche pericolose in estetiche toppe. 8 le strade del centro urbano interessate, 11 quelle in periferia, per un totale di circa 450.000 euro. I lavori, hanno detto in conferenza stampa gli assessori alle finanze, alla viabilità e ai lavori pubblici di Campli, Valente e Di Naccio, avrebbero dovuto iniziare a maggio, ma il patto di stabilità ha fatto slittare tutto. Non sono interventi spot, ha sottolineato Di Naccio, ma interventi organici. Abbiamo affrontato la parte centrale, via Cesare Faggiani, via Belvedere, che erano strade anche dissestate, ce ne sono tante altre. Stiamo pensando poi nell'economia anche di mettere mano a via Martiri 6 ottobre. Ovviamente accanto a quelle centrali c'è anche una grossa fetta riservata alle contrade, perché non vogliamo, questa amministrazione non vuole, diciamo, tenere in secondo piano il problema delle strade e dell'accessibilità alle contrade. Stiamo firmando il contratto per affidare i lavori di rifacimento anche dei marciapiedi nel centro città. Marciapiedi che andranno da via Piave fino a via Le Rimembranze, via Vittorio Veneto e così via. Quindi man mano riprendiamo anche quei marciapiedi che sono stati tagliati fuori nei precedenti interventi. Quindi riconnettere e ricreare un intervento unitario che quindi riprenda un po' tutta quella zona e rimetta a posto, soprattutto tenendo conto anche di un adeguamento per i disabili, quindi un'attenzione particolare verrà riservata a questi marciapiedi, adeguandoli anche al superamento delle barriere architettoniche. A breve sarà pubblicato anche il bando per la rete di illuminazione pubblica in modalità ecosostenibile, che consentirà un risparmio del 50%. Previsti anche interventi per la messa in sicurezza delle scuole. Si sono avviati i lavori a Olmo di Riccio e a Marcianese. Questo lotto di 300.000 euro di adeguamento sia di tipo per la sicurezza e quindi per la salvaguardia e l'incolumità delle persone, ma anche e soprattutto per potenziare di mensa e di spazi diciamo didattici queste scuole già esistenti. Un secondo step di interventi avverrà nelle prossime settimane di 50 e 60.000 euro e riguarderà anche gli eroi ottobrini.